cos'è la valutazione di impatto ambientale? La valutazione di impatto ambientale, meglio nota come la VIA, è una procedura tecnico-amministrativa che individua, descrive e valuta gli effetti che un'opera o un progetto possono avere sull'ambiente e sulla popolazione. Ma quando si svolge la valutazione di impatto ambientale? Tutte le volte che vogliamo realizzare parchi eolici, porti, aeroporti, strade, ferrovie, metanodotti, elettrodotti, insomma, tutte quelle opere che sono incluse nel codice dell'ambiente. Come si fa la VIA? Il proponente di un'opera presenta il progetto insieme al SIA, lo studio di impatto ambientale, che individua, descrive e valuta gli effetti sui fattori ambientali e le loro interazioni. Popolazione e salute umana, l'acqua, l'atmosfera, biodiversità, patrimonio agroalimentare, sistema paesaggistico, agenti fisici e geologia, suolo e sottosuolo. Segue poi la pubblicazione web e la consultazione con le amministrazioni. In questa fase i cittadini possono presentare le proprie osservazioni. Si procede poi con la valutazione della documentazione raccolta e con il rilascio del provvedimento di VIA. La VIA, quindi, è un processo trasparente e di condivisione tra amministrazione centrale, proponente e pubblico. Il provvedimento di VIA può essere positivo, l'opera si può realizzare. Positivo con prescrizioni, l'opera si può realizzare a condizione che. Negativo, l'opera non si può realizzare. Chi redige gli studi di impatto ambientale? La VIA analizza tutti gli aspetti ambientali e coinvolge pertanto professionalità e competenze varie. Avremo quindi biologi, naturalisti, architetti, ingegneri, geologi, archeologi. Ognuno di loro porterà il proprio contributo all'interno dello studio di impatto ambientale. Chi sono i valutatori della VIA? Per i progetti di competenza nazionale, il Ministero della Transizione Ecologica tramite la Commissione VIA VAS. Per quelli di tipo regionale, ogni regione demanda ai propri organi di competenza. Cosa ha a che fare l'ISPRA con la valutazione di impatto ambientale? L'ISPRA lavora alla VIA in diversi modi. Innanzitutto supporta la Commissione VIA VAS nel processo di valutazione delle opere soggette a VIA di interesse nazionale attraverso gruppi di esperti che redigono rapporti tecnici. Segue inoltre alcune verifiche di ottemperanza. Cura inoltre gli approfondimenti sulla normativa VIA e predispone linee guida. Realizza webinar e corsi di formazione in materia di VIA. Pertanto l'ISPRA si impegna nel far conoscere la VIA come strumento efficace di partecipazione, condivisione e trasparenza e tutela dell'ambiente e per il miglioramento degli studi di impatto ambientale utili al processo di semplificazione. Lavoriamo insieme per la VIA verso la transizione ecologica.